La marchigiana, l'olio, i formaggi, i pomodori, il torrone, prodotti d'eccellenza di una terra incontaminata. Un angolo di Sannio dall'identità forte che cerca di emergere attraverso il riconoscimento delle sue eccellenze. Area interna, territorio cerniera, il fortore è pronto alla sfida per superare gli ormai atavici ritardi puntando su una rete che riunisca le realtà produttive del territorio nel nome delle sue tipicità. È il distretto agroalimentare di qualità, un nuovo soggetto di governance su cui basare una più specifica programmazione territoriale, in grado di intercettare risorse ed opportunità attraverso supporto alla pianificazione, crescita e sviluppo competitivo del settore agricolo ed agroalimentare. Una sfida al centro dell'appuntamento in programma Foiano Valfortore, il primo incontro di animazione territoriale organizzato dal GAL Area Fortore in qualità di soggetto capofila del costituendo comitato promotore per l'individuazione di un secondo distretto agroalimentare di qualità, oltre a quello che sta portando avanti il GAL Titerno. Oggi a Foiano Valfortore è un incontro perché si vuole puntare sull'agroalimentare, la creazione di un distretto che insomma non c'è ancora ma per il quale si lavora, ed è insomma il senso un po' di questa iniziativa, dettagliamola. Sì, assolutamente, la Regione Campania ha creato questo distretto agroalimentare di qualità, che è uno strumento che può qualificare il territorio, che serve per poter avere anche dei finanziamenti a livello ministeriale, ma soprattutto una grande vetrina per il fortore, pomodori, torrone, marchigiana, olio, formaggi. Cioè, per la prima volta il fortore con questa iniziativa inizia a farsi conoscere, cosa che fino adesso non ha mai fatto e che per le esigenze del mercato globale abbiamo questa necessità. Ci saranno anche grandi imprenditori che ci aiuteranno poi ad essere presenti sui mercati, cioè darci quelle esperienze che poi non abbiamo sul territorio. L'incontro di oggi che cosa si vuole mettere a sistema? L'idea è quella di creare delle filiere corte. Abbiamo grandi interessi sul grano, grandi interessi sul pomodoro, cioè di quelle iniziative che il fortore può sostenere nelle sue produzioni, ma che poi abbiamo bisogno di gruppi industriali che attenzionino queste situazioni per poterle valorizzare al meglio e al massimo. L'amministrazione ovviamente fa in qualche modo da collante tra ovviamente l'iniziativa e gli stakeholder del territorio, diciamo così. Solamente sì, noi siamo dei catalizzatori, cioè noi mettiamo insieme i tanti soggetti di questo distretto, insieme al GAL Fortore, cerchiamo di creare e aiutare quelle sinergie che poi sono fondamentali. Questo è il ruolo della politica, fondamentalmente dell'amministrazione, non di fare azienda o di fare solo assistenza. Fondamentalmente è quello proprio di creare le condizioni per cui dei sistemi economici poi possano partire. L'incontro con il patrocinio del comune di Foiano di Valfortore è stato promosso dai 4 gruppi di azione locale del Sannio: il GAL Area Fortore, il GAL Taburno, il GAL Alto Tammaro ed il GAL Titerno. Questo è il secondo tassello che mettiamo su uno sviluppo interessante di questo territorio. Il primo è stato messo con la creazione per la prima volta del GAL Area Fortore, il secondo è l'incontro di questo pomeriggio per la creazione di un distretto agroalimentare di qualità che finalmente potrà premiare le aziende di questo territorio, facendole valorizzare sia a livello regionale, nazionale, ma noi speriamo anche oltre. Un nuovo modo di guardare allo sviluppo del territorio, una nuova strategia che lotta anche contro le piaghe della desertificazione e dello spopolamento. Dobbiamo sorvolare quelli che sono i vecchi concetti di imprenditoria. I nostri giovani, e in questo caso i miei coetanei, hanno bisogno di avere risposte per evitare uno spopolamento che ormai è senza precedenti. Sicuramente le nostre iniziative e gli sforzi che stiamo mettendo in campo faranno in modo perlomeno di dare una speranza ai tanti giovani di questo territorio. Parliamo di prodotti, su cosa si punta per valorizzare il fortore? Partiamo dall'IGP della Marchigiana, assolutamente, per poi passare all'ottimo olio di oliva e non dimentichiamoci delle produzioni casearie. Abbiamo il calciocavallo di Castelfranco e tantissime altre prelibatezze, quindi io dico che un distretto agroalimentare su questo territorio sia davvero l'inizio di un percorso che possa davvero dare soddisfazione alle aziende stesse. Cosa si aspetta dalla politica?
Beh, io dalla politica mi aspetto tanto, tantissimo. Già nel venire in quello di Foiano abbiamo, insomma, è sotto l'occhio di tutti le strade che comunque versano in condizioni ancora disastrose. La politica deve starci vicino, deve fare rete e in questo caso dobbiamo abbandonare quelli che sono i colori e pensare allo sviluppo del territorio. Un distretto che mira al coinvolgimento di filiere agroalimentari significative per l'economia locale. Sì, è sicuramente una grandissima occasione per il territorio del Fortore, ma anche del Tammaro. È una sfida che i quattro galle, quindi in testa il Gallaria Fortore, ha accettato a seguito della legge regionale numero 20 del 2014 che avvia proprio il riconoscimento per dei distretti del cibo che si declinano poi in distretti rurali, in distretti agroalimentari di qualità. Ovviamente qui l'attenzione è su alcune filiere importanti come quella della zootecnia, penso alla marchigiana, come quella della cerealicoltura, senza però trascurare filiere secondarie, diciamo così, fatte da prodotti tradizionali e tipici che sono comunque presenti sul territorio. Ecco, l'obiettivo qual è? Quello di costituire questo distretto e di inserire all'interno queste filiere attraverso l'elaborazione di una strategia di sviluppo diversa rispetto a quelle che conosciamo e che si sono poi avute anche negli anni passati, ma per far sì che il territorio e quindi soprattutto le aziende agricole ed agroalimentari possano possono accedere a delle forme di finanziamento, a delle opportunità anche di migliorare i loro cicli produttivi e la catena, i rapporti anche con le aziende agroalimentari di trasformazione e con il mercato. Tutto questo verrà portato avanti con il riconoscimento del distretto agroalimentare di qualità che oggi qui a Foiano Valfortore stiamo sancendo, quindi il percorso di avvio per il riconoscimento che darà la Regione Campania. Abbiamo tempi stretti, quindi per la prima volta direi che è un qualcosa di concreto, perché i tempi per ottenere il riconoscimento da parte degli uffici regionali è praticamente entro fine anno. La provincia di Benevento è l'unico territorio attualmente in Regione Campania che si sta focalizzando su questi distretti. Speriamo di raggiungere questo obiettivo, quindi speriamo di dare una nuova opportunità al Fortore, al Tammaro, ma direi anche alla provincia di Benevento in generale. Favorire le relazioni tra imprese agricole e agroalimentari, enti pubblici ed associazioni di categoria, questa è una delle caratteristiche del distretto agroalimentare di qualità. È l'unica strada possibile, abbiamo un bel territorio, abbiamo imprese presenti su questo territorio che veramente ce la mettono tutto per mettere in campo il proprio lavoro e realizzare le condizioni per dei prodotti di eccellenza. E allora poter migliorare queste condizioni, ma soprattutto migliorare anche le dinamiche di questo territorio, soprattutto le dinamiche di sviluppo di questo territorio, è sicuramente una condizione necessaria. Necessaria perché poi per tanti anni forse l'agroalimentare è stato trascurato, è stato visto come figlio di un dio minore, come modello di sviluppo, oggi invece sta conquistando la centralità che merita grazie ai tanti sforzi messi in campo e questo di stasera è un ulteriore sforzo all'insegna dell'efficientizzazione della filiera agroalimentare e del fatto che si possono mettere in rete produttori, trasformatori, distribuzione e conquistare mercati interessanti e importanti mai scoperti sino ad oggi. Cosa deve fare la politica per agevolare quelle che sono le condizioni di difficoltà che questo territorio purtroppo sconta ancora, penso per esempio alle infrastrutture? La politica sicuramente deve lavorare molto sulle precondizioni, creare condizioni simili per tutte le imprese e quindi dedicarsi a infrastrutture materiali e immateriali anche in quest'area dimenticate troppo spesso, ahimè. Potrei raccontare delle strade piuttosto di quelli che sono i collegamenti pubblici, qui si fa molta fatica. Se dovessi parlare poi delle reti immateriali e quindi di quelle che sono le opportunità anche telematiche, anche delle condizioni della banda esistente, è una banda che ancora oggi qui altro che 4G e 5G,
credo che siano le condizioni necessarie anche per avvicinare i mercati, avvicinare le imprese a mercati nuovi. Allora, credo che la politica si debba occupare di questo. E poi sulla burocrazia, una burocrazia che è ancora troppo pesante sulle spalle delle nostre imprese e rallenta troppo le dinamiche di sviluppo. E saranno anche e soprattutto le imprese, quelle più affermate e note, a trainare il nascente distretto in un reciproco scambio per la crescita di prodotti d'eccellenza. Bisogna lavorare insieme, bisogna lavorare in filiera. Oggi con la competizione globale o ci distinguiamo o ci estinguiamo. Quindi o decidiamo di fare dei prodotti competitivi in termini di qualità, e il Sud ha sempre dimostrato che quando lavora insieme, fa sistema e fa filiera, può essere eccellente in ogni area. Il contributo dell'azienda Rummo è quello di collaborare con l'agricoltura per un interesse reciproco, aiutare la base agricola a fare prodotti di alta qualità, perché se ci danno prodotti di alta qualità noi possiamo fare anche noi dei prodotti di altissima qualità. Già lo stiamo facendo in parte in Italia, ma anche con prodotti che vengono dall'estero, da aree ricchissime come l'Arizona e come l'Australia. Vogliamo portare questo know-how anche in Italia, ma ancora di più nella regione Sannio, perché i Sanniti hanno dimostrato in 2000 anni che sanno essere competitivi prima nelle guerre, e adesso lo dobbiamo fare nei prodotti agricoli. Sono sicuro che ci possiamo riuscire, il nostro contributo è fattivo e concreto, e speriamo che tutti in filiera, la parte politica e la parte agricola, collaboriamo insieme per raggiungere questo obiettivo importante. Il distretto agroalimentare di qualità dovrà occuparsi, attraverso la redazione di un piano, di valorizzare, sostenere e promuovere il consolidamento e lo sviluppo dei sistemi produttivi agroalimentari, turistico, rurali e territoriali. Azioni possibili grazie alla normativa regionale che ha recepito le leggi governative per favorire il sistema produttivo locale. Il ruolo della regione è quello di accompagnare innanzitutto il riconoscimento, cioè fare in modo che siano evidenti quelli che devono essere già dei legami esistenti sul territorio fra le aziende e tutti gli altri attori, diciamo, del tessuto sociale del territorio, quindi diciamo gli enti locali, ma anche le amministrazioni centrali, gli enti di ricerca, per esempio le università, anche gli istituti scolastici, la formazione professionale, tutto quello che concorre in qualche modo alla competitività di un territorio e di un comparto. Dato che la regione in questo senso ha solo un compito di riconoscere uno stato di fatto, questo vuol dire che veramente il riconoscimento passa per azioni che devono essere fatte dal territorio e devono partire dagli attori del territorio. Ribadire il ruolo di supporto della regione per il progetto anche il vicepresidente della Commissione Agricoltura, Mino Mortaruolo. Almeno nella fase di pianificazione, di programmazione, nell'attribuzione di quelli che saranno i punteggi, i criteri di selezione, credo che il Sannio si stia muovendo in modo molto intelligente sulla creazione del numero e della tipologia dei distretti. Credo che questi sono momenti, giornate straordinariamente importanti, perché io immagino che attraverso lo strumento dei distretti anche le prossime politiche di sviluppo rurale possano essere lette attraverso questa carta e attraverso questo meccanismo. Quindi una sussidiarietà molto molto aderente ai territori, molto aderente alle esigenze territoriali e alle vocazioni produttive vere, che nel Sannio non sono tutte univoche, non hanno tutte la stessa importanza, ma sicuramente fanno parte di un unico paniere che dobbiamo rendere sostenibile e spingere verso l'eccellenza.
dal territorio arrivano sempre comunque, diciamo, delle sollecitazioni che riguardano quelle che sono le precondizioni, che possono essere le infrastrutture, ma anche ad esempio le condizioni che riguardano la rete. Assolutamente sì, il punto è che io credo che al di là dell'ordinario occorra anche uno sforzo straordinario da parte di tutte le classi dirigenti sannita, immaginare qualche forma di resilienza, ad esempio, che sulle viabilità secondarie possa rendere di facile applicazione un meccanismo per cui magari mettere al centro anche le imprese agricole da questo punto di vista, proprio sulla tenuta dell'assetto stradale ed idrogeologico minore, perché no? E immaginare degli sgravi, voglio dire, sul sistema fiscale delle imposte comunali, innanzitutto provinciali. Dicevo al Presidente della Provincia, magari immaginare un ragionamento di questo tipo applicato al ciclo dei rifiuti, applicati al ciclo del compostaggio, e il punto è che dobbiamo far chiarezza in questa provincia, ecco, sul compostaggio, sulla rete, sulle opportunità quali il 5G, perché io sono convinto che sono assolutamente opportunità straordinarie, importanti, fondamentali dal punto di vista delle necessità aziendali, anche delle piccolissime aziende agricole. Il punto è che molto spesso facciamo delle battaglie di retrovia che ci costringono all'immobilismo e ci condannano a restare non un passo indietro agli altri, ma molti chilometri dietro agli altri. Poi diventa sempre difficile recuperare.